Anatimia. Si scrive per dolore, per orrore, per narrare, per lavoro, per denunciare, per ricordare, per chiedere, per dare, per deliberare, per insegnare, per poetare. Scrivo per amore, schiavo e succube da sempre del fascino che mi provoca la vista e il ricordo, da Latrimei, dei suoi meravigliosi vicoli, dei tanti volti incontrati e vissuti che hanno scandito la mia vita. Gente forte, dura, con la guerra sulla testa, la fame nella pancia e negli occhi la speranza. Avvezza al dolore, che gestiva con rassegnazione, ma sempre sorridendo. Gente magra, asciutta, pronta ad ascoltare, da cui potevi apprendere, ma non avere, dato che nulla aveva. Gente onesta, seria, sobria. Alatimea, dei primi e mai dimenticati amici, delle scuole, delle gite scolastiche, dei giochi, della prima sigaretta ai cucciari, delle ginocchia sbucciate ai turoni, delle partite di calcio, prima a bitta e poi a chiappitta, del politeama, delle serate ai gironi, dei sassi e delle panchine di ciglia, delle campane la domenica mattina. Noi siamo i nipoti della guerra, figli dei figli della stessa. Non abbiamo conosciuto sprechi, né visti mai luccichini. La tavola, all'ora di pranzo, sempre piena, dove gli avanzi venivano consumati la sera per cena. Alatimè, tu e io, stessa cosa, stesso sapore addosso, stessi occhi, stesso colore grigio. Ti amo perché da lontano in te mi specchio e con te mi completo, Alatimè.